Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata della Botteguccia dei Sigilli dal Teo Crack Apart. E questa sera torniamo sul terreno di battaglia che per certi aspetti mi è più congeniale, nonostante il fatto che ovviamente con la Botteguccia io continuo e continuerò a trattare anche di crimine, di occulto, di esoterismo, di un sacco di cose che possono, come dire, solleticare l'interesse degli ambienti più curiosi, ma insomma io cerco di tenermi, ma poi a un certo punto non riesco effettivamente a tenermi. Ho detto: perché non fare una puntata? Necessario fare una puntata sull'Istituto Tavistock, su quello che è tutta la serie di organismi utilizzati per il controllo dell'informazione e infine una sorta di psichiatria mondiale che ci introduce in un mondo che, insomma, fuori dalla televisione e all'esterno e con l'utilizzo anche degli ausili tecnologici, secondo me è estremamente a portata di visione, ammesso che si voglia uscire esattamente da quegli schemi. Adesso io farò una premessa, ma è assolutamente fondamentale pensare che, insomma, dobbiamo decisamente cambiare il nostro paradigma. E per questa puntata, che potranno anche essere due, adesso deciderò, perché ho chiuso il discorso lasciando fuori una serie di argomenti che potrò approfondire, insomma, in una puntata magari due della psichiatria mondiale, è assolutamente necessario andare ad approfondire degli elementi che secondo me sono estremamente banali del mondo in cui viviamo e che sono appunto al di fuori della televisione, dei mezzi di comunicazione di massa. Ma la premessa qual è? Ragazzi, sionismo, nazismo, internazionalismo socialista, comunismo e capitalismo, ognuno di noi è abituato tendenzialmente a trovare almeno in uno di queste voci un nemico potenziale, no? A considerare praticamente questi organismi strutturati di potere come storicamente nemici, se non addirittura antitetici. Ecco, l'obiettivo primario di questa serata e del Teo, che questa sera ritorna a essere per molti aspetti ciò che deve essere, cioè paraculo in nessuna condizione, mai. L'obiettivo di questa serata è innanzitutto, secondo me, e questa è la mia sintesi delle informazioni che io ho studiato, ricevuto, ricercato, eccetera, l'obiettivo è abbandonare consapevolmente, finalmente, l'idea che questo inganno, cioè che siano effettivamente delle forme di potere differenti, sia, insomma, evidente all'interno della nostra vita, e che in realtà il parallelismo, se non addirittura la corrispondenza di queste forze, sia evidente. Peraltro, l'ordine con cui ho presentato questi organismi, quindi ripeto, sionismo, nazismo, internazionalismo socialista, comunismo e capitalismo, ovviamente non è casuale, ma ha il senso sia di una sintesi che di un affinamento nella storia dei metodi di controllo nei confronti di una massa degli esseri umani che vuole essere controllata praticamente come non più che animali. Da questo punto di vista, chi ha orecchie per intendere, intenda. E partiamo in particolare: l'affinamento è avvenuto nel secondo dopoguerra, ma in relazione a quello che ho appena detto, le radici di questo potere oligarchico sono in realtà molto più antiche, sono espressione di una massimizzazione degli ideali illuministici di un'oligarchia che vuole controllare ed è presente e finanzia, tra l'altro, tutte le parti in guerra, sempre in maniera praticamente paritaria. Scostarsi dalla concezione che esistano dei blocchi contrapposti realmente potrebbe portarci effettivamente a rifiutare questa condizione di allevamento a tutti gli effetti, più che una ricerca di felicità e di creatività libera, animica, tipica dell'essere umano. Spostarci quindi da questa condizione di allevamento simile a quello delle galline in batteria, a tutti gli effetti, che noi subiamo giorno per giorno grazie a una serie di istituti che sono tutti collegati l'uno con l'altro, che hanno le stesse persone o persone incrociate in questo e quell'altro istituto, dalla comunicazione mediatica alla strutturazione dei ritmi di lavoro, alla psicologia del lavoro, a tutto quello che
che riguarda praticamente la vita che abbiamo lì, fino ovviamente alle disastrose iniziative sanitarie, ok? Chiamiamola così. Al di là dell'appartenenza dei vertici dei singoli gruppi politici o dei sistemi politici alle stesse identiche organizzazioni o discendenze familiari, che siano praticamente organizzazioni massoniche, bancarie o fondiarie, e se andiamo a ricercare, io stasera, ragazzi, non vi farò degli elenchi di nomi infiniti perché non voglio sprecare una puntata a fare veramente gli elenchi della spesa. Sicuramente potete ritrovare tutte le corrispondenze delle stesse persone fra CIA, comunicazione di massa, quindi televisioni, musica, strutturazione dei ritmi e della psicologia del lavoro, fin dagli anni 20 perlomeno. In poi sono più o meno le stesse persone che lavorano più o meno negli stessi posti e che ritroviamo più o meno negli stessi ambiti di lavoro e di controllo. Non vi farò degli elenchi di nomi, possono essere andati a ricercare. Il mio interesse è quello di capire dov'è la differenza fra questo sistema che chiamiamo per esempio antiquato, nazi-comunista, e il capitalismo mediatico di oggi. Dov'è la differenza? Che ruolo ha l'Istituto TA, visto che tutte le persone, diciamo questi che si definiscono illuminati, questa oligarchia che rende se stessa più o meno visibile in termini bellici nei confronti del gregge? Forse questa è la differenza primaria, e oggi abbiamo una condizione in cui il gregge potrebbe pensare di essere libero, nel momento in cui in realtà sta godendo semplicemente la consumazione di una certa materialità, anche senza la violenza materiale diretta negli stati principali dell'Occidente. Tutti quelli che sono i nomi, i riferimenti anche specifici, io potrò fare una puntata magari dedicata a elenchi di persone che lavorano qui. Io darò per scontato questa sera che ci sia una fiducia in relazione a questi elenchi, ma in ogni caso questi elenchi possono essere facilmente ritrovati innanzitutto nelle due opere, ovviamente, del giornalista e scrittore d'inchiesta Daniel Estulin, che ha scritto sia sull'Istituto Tavistock in maniera estremamente dettagliata, e tutte quelle che sono, insomma, parte delle sue strutture che io vi descriverò questa sera, e ovviamente ha scritto anche del Club Bilderberg, come di un sacco di altre questioni relative all'elite e quelli che sono i fondi che gestiscono globalmente non tanto la realtà, anche se gestiscono anche quella, ma la possibilità di accedere a un network di informazioni libere, che in Italia mediamente ancora meno rispetto al mondo, ma in realtà, per quanto concerne per esempio i network informativi all'interno degli Stati Uniti, tanto per parlare l'ambiente dei principali istituti che dipendono dal Tavistock, anche se in origine è inglese, le condizioni sono veramente disperate. Qual è l'obiettivo? La distruzione spirituale, identitaria, e la distruzione dello Stato nazione repubblicano è un obiettivo principale, è un obiettivo storico e comune per tutti questi sistemi di governo, i finanziatori e gli operatori di questi regimi. Noi dobbiamo sostanzialmente incominciare ad aprire la testa e cercare informazioni riguardo a questo, perché se non usciamo dall'idea della differenza fra regime e regime, e l'appartenenza delle teste di ogni regime in realtà alle stesse comunità massoniche, eccetera, ovviamente non ne veniamo fuori. In particolare, la prima differenza si nota nei periodi che riguardano il pre e post secondo dopoguerra. Ovviamente, se per benessere oggigiorno vogliamo ancora incaponirci a considerare in termini capitalistici la possibilità virtualmente illimitata di consumare materialmente prodotti del commercio di massa, nonostante in realtà siamo in un ambiente a sistema crescita zero e profitto nullo, siamo in un collettivismo, quello che io chiamo un collettivismo capitalista moderno. Se ci troviamo ovviamente in un ambiente in cui il consumo, la differenziazione, la tipologia dei prodotti, la gestione delle modalità di intrattenimento sono fortemente limitati e vige il controllo del consumo pro capite, così come vige il controllo diviso per settore, allora probabilmente ci troviamo ancora in un sistema collettivista di tipo socialista o nazista. La differenza la faccio in funzione della diversa
penetrazione di un elemento materialista da una parte, quindi in ambienti più comunisti, piuttosto che da un elemento di idealismo magico, dall'altra parte, nel culto del capo come la rappresentazione, vedremo, dell'inconscio collettivo. Però il concetto è comunque sempre un collettivismo gestito da un'oligarchia che gestisce tutto, dai sistemi di comunicazione alla gestione più capillare del lavoro, tutto. Quindi che cosa è cambiato davvero? Cioè l'istituto per le relazioni umane, Tavistock, e tutta la galassia di istituti a lui collegate, quindi praticamente la banda di finanziatori Rockefeller, Rothschild, la CIA, le massonerie, il sionismo internazionale come collante generale e finanziatore sempre di entrambe le parti, per esempio in una guerra, i fondi, le internazionali farmaceutiche, le internazionali belliche, mediatiche, hanno affinato le loro armi, ragazzi, e gettato il mondo del post-nazismo, prelevandone tra l'altro idee intellettuali e metodi di condizionamento mentale a mani basse alla grande, hanno gettato il mondo in un terrificante esperimento di controllo, che è ottimale per le loro tasche a lungo termine, per la sopravvivenza futura di questo tipo di oligarchia e la gestione degli uomini come polli in batteria, a tutti gli effetti, in grado sostanzialmente di consumare più o meno, di divertirsi apparentemente più o meno, di gettarsi nell'edonismo, di fare delle finte rivoluzioni entro il sistema, e già il termine fa ridere di per sé, e di vivere praticamente la propria vita come se non ci fosse un'anima, fino a tentare di distruggerla quell'anima. Questo è praticamente il concetto di distruzione di quello che è il primario elemento nemico di questa oligarchia, che sono anche solo il concetto filosofico di Stato-nazione repubblicano, degli identitarismi, la soppressione dell'identità personale e la lacerazione finale dell'anima, in modo tale da poterla sostituire, cioè nel vuoto creato in questa maniera, poter inserire una futura anima sintetica, addirittura è completamente servile, completamente staccata dal proprio lato animico. Io non ce la farò in questa puntata a trattare anche tutti i risvolti da Wikileaks in poi, e quindi tutto ciò che riguarda anche il contenuto della moderna cibernetica, così come tutti i riferimenti precisi dei vari sacrifici che sono stati fatti in questo termine, che ancora oggi vengono fatti in termine rituale, li tratteremo in un'altra puntata. Ma questa sera diamo un bel affresco di quella che è la struttura di questa situazione, perché se vogliamo salvarci e soprattutto salvare il futuro, dobbiamo riconoscere che questa situazione, oltre a essere strutturata in questa maniera, ha anche un geniale plus. Ha un plus di non avere una dittatura armata per quanto concerne i nostri stati, come dire, sviluppati, no? I nostri stati occidentali del benessere. Esiste un controllo massificato degli stimoli mentali, creativi, consumistici, evolutivi, esiste un controllo degli stimoli del piacere, ma in realtà il nuovo sistema capitalista, come il sistema eventualmente comunista ancora presente, apparentemente comunista ancora presente in alcuni stati, sono semplicemente sistemi collettivistici, un colpo di genio, per i loro creatori sostanzialmente, che hanno trasformato il nazismo, che poteva essere anche considerato come il tramonto della ragione, come viene considerato anche da Jung in termini di vittoria del capo magico nei confronti dell'inconscio collettivo, ario, ma in realtà è l'alba di qualcosa di nuovo, quello in cui viviamo. Guardiamoci attorno, vediamo che cosa è successo in questi ultimi anni, ma vediamo di capire cosa è successo negli ultimi 70 anni. È una forma democratica, ma è una forma democratica che praticamente non ha un approccio politico, ma ha un approccio di tipo tecnico, magico, e gettato sul consumo e sull'apparente piacere. Di nuovo, ragazzi, sull'allevamento in batteria. Quindi questa è una puntata in cui torno a fare quello che mi compete di più, cioè fare quello il paraculo mai, fondamentalmente, perché queste sono cose importanti per tutti e per il futuro, decisamente, dell'umanità e dei nostri figli, il futuro dei figli di uomini e donne che ci sono al mondo, figli di uomini e donne. In questo senso,
tutti gli altri sistemi idealistici, e ho quasi finito la premessa e poi ci lanciamo, però secondo me è importante e penso di rompere abbastanza i coglioni con queste cose in termini di essere scomodo, perché è importante essere scomodi nei confronti di questo sistema. Da questo punto di vista, tutti gli altri sistemi idealistici del secolo scorso, qui mi allontano un pochettino da alcune definizioni che Estulin usa e su cui io non sono particolarmente d'accordo, ma alcuni sistemi idealistici del secolo scorso, per esempio come l'anarchismo, piuttosto che il fascismo, italiano intendo ovviamente, alcune forme variate del fascismo fuori dall'Italia, esportate con più o meno successo in termini di sviluppo del potere, io sto dicendo non di una vero e proprio giudizio, o le forme pure dello spiritualismo orientale come il buddismo innanzitutto, sono stati aggrediti, sono stati vituperati, lo sono ancora oggi, distrutti e vengono relegati a posizioni di poco o nessun rilievo fondamentalmente, pur di eliminare da una parte ogni conservazione di identitarismo nazionale e di antiglobalismo, che è fondamentale perché la globalizzazione avversata dai sistemi anarchici da questo punto di vista o fascisti come i fasci di combattimento italiani, così come la tendenza alla conservazione di un'identità animica pura dell'uomo nei sistemi spiritualistici o spirituali filosofici, sono sistemi che sono lontani, nemici di questo tipo di sistema oligarchico in cui viviamo, e infatti vengono relegati il più possibile in distanza, se non fisicamente aggrediti oppure sdoganati come sistemi di come dire divertimento, medita tu che medito io per esempio, no? Ma in realtà poi sei buddista, non lo so, perché la realtà dei fatti è che cedi a farti portare globo ogni fottuta sera e cedi a non alzare quel culo praticamente per far niente per la tua effettiva salute. Non è così per tutti, ci mancherebbe, però chiunque venga provocato in maniera positiva da questi miei discorsi, spero che riesca ad arrivare a una conclusione simile a quella a cui sto arrivando e sono arrivato io. Fra i media, le rivoluzioni farlocche, i falsi obiettivi demagogici di rivoluzione entro il regime che mettono assieme per esempio i giovani a combattere per degli elementi sociali che in realtà sono distanti dalla loro crescita, distanti dal loro benessere, non hanno nulla a che fare effettivamente con quello che è il rapporto sociale che hanno, però vengono inseriti come possibilità di battaglia per allontanarli dalla realtà che viviamo tutti i giorni. I lavori strutturati in gruppi senza leader, elemento nazista di controllo dei leader che verranno poi eliminati per lasciare il gruppo che si autoconcentra per correre come un cavallo sfrenato a produrre di più. Non avete mai sentito, non avete mai visto situazioni in cui ci sono questo tipo di organizzazione sui posti di lavoro o non vengano in qualche maniera strutturati in modo tale che sia la gente a dare la tempistica invece di avere un vero e proprio leader? Beh, questo è qualcosa che è nato all'interno del nazismo, verrà portato avanti da alcuni maestri della scuola di Francoforte, della scuola materialista filosofica di Francoforte, poi inserita e strutturata all'interno dei meccanismi Tavistock e utilizzati oggi, assieme anche per esempio all'egualitarismo forzato che ci viene presentato oggi in una forma di politica licore insostenibile e in cui in realtà viene corretta la forma in cui noi parliamo, viene corretta, vorrebbe essere corretta la forma in cui noi ci comportiamo nei confronti della diversità per legge, quando invece fino a 20, 30 anni fa, 40 anni fa la diversità era probabilmente gestita in maniera decisamente più naturale, perché la riconoscenza della propria identità, dell'identitarismo, permette la ricerca del rispetto dell'identità altrui. Questo è un dettaglio che è sempre stato confermato nella storia e di conseguenza non possiamo lasciarlo indietro. Questa è la premessa, andiamo a parlare di Tavistock, che è un argomento enorme ed è una banda di scriteriati, purtroppo maledetti, che in realtà hanno il comando di quasi tutte le posizioni di gestione della vita produttiva e mass mediatica oggi, ma teniamo presente questa premessa perché questa è la mia posizione in questo momento, ma secondo me, insomma, ci dobbiamo staccare da quell'idea di diversità
come dire, della possibilità di trovare, capito, in questo estremo, in quell'altro estremo, anzi, in realtà, nei quasi estremi, perché nella politica in particolare, forse in un estremo, nell'altro estremo, un pochettino di attaccamento da una parte all'idealismo e all'identitarismo, al nazionalismo, c'è, così come c'è la volontà di un certo tipo di pulizia del mondo del lavoro dall'altra parte. Mentre ovviamente tutto il resto della politica è convogliato all'interno del finto estremo, che in realtà è sempre centrismo ed è esattamente la rappresentazione dell'Istituto Tavistock e dei suoi metodi. Istituto Tavistock, creato nel 1920 da un medico e psichiatra scozzese, come studio praticamente, come centro di studi per quelli che erano i traumi psichiatrici in termini bellici, creato quindi da Hugh Crichton Miller nel 1920, poi verrà nel 1946 trasformato direttamente nel Centro per le Relazioni Umane Tavistock, e si radicherà praticamente in tutti i punti chiave dei servizi segreti, le principali università americane mondiali, e nascendo come studio, come centro di studi sulle nevrosi belliche, ha ovviamente portato in sé una marea di intelligence relativo a quello che era la guerra psicologica. Negli anni 30 unirà le forze con il gruppo di pensiero, quello che viene normalmente definito, usando l'inglesismo, di think tank, della scuola di Francoforte, ovvero l'Istituto delle Ricerche Sociali di Francoforte, un istituto in cui ovviamente sono passati una marea di filosofi che hanno studiato principalmente l'evoluzione del materialismo in varie forme, ma non solo. Le figure chiave dell'Istituto Tavistock sono innanzitutto il terrificante John Rowling Rees, che ha scritto un libro che già il nome è terrificante, Dare una forma alla psichiatria attraverso la guerra, Shaping a Psychiatry by War. Il primo personaggio che metterà insieme una serie di progetti per la costruzione del, così dire, del cosiddetto consiglio dei saggi, ecco, dell'oligarchia mondiale per il controllo dell'essere umano come animale da allevamento. Poi c'è anche Henry Dix, che è stato il curatore delle memorie, degli interrogatori di niente po' di meno del delfino di Hitler, Rudolf Hess, quando è atterrato in Inghilterra per cercare un accomodamento con gli inglesi, e poi tenuto in galera, interrogato e insomma sfruttato a livello di psichiatria bellica e di psichiatria del mondo tedesco e dell'inconscio collettivo tedesco per una marea di anni. Ma soprattutto il fondatore della psicologia sociale, Kurt Lewin, 1891-1947, psicologo, sociologo, legato alla scuola di Francoforte, di origini ebraiche, poi fuggito negli Stati Uniti durante il controllo nazista, e veniva insomma dall'Istituto per le Ricerche Sociali fondato a Francoforte nel 1923. Lui fu, tra l'altro, adesso vedremo perché ne avremo da dire su di lui e delle cose che lui ha creato, questo fetentone effettivamente per il controllo mondiale, ma fu per esempio anche ispiratore di Alan Dulles, che fu il futuro capo della CIA, in relazione a quello che è stato per esempio l'operazione Paperclip, che è l'operazione che ha portato una certa quantità di militari, psichiatri e medici ex nazisti negli Stati Uniti per creare una forma di elite psichiatrica e di docenza nelle università controllate, direttamente infiltrate dalla CIA. Kurt Lewin fu capostipite degli studi sull'alienazione, sulla creazione e la gestione degli stati patologici della coscienza collettiva, grazie alla comunicazione di massa, alla gestione dell'uomo praticamente come animale senza spirito, un elemento che era già caro alle radici freudiane, okay, della filosofia e della psicologia, così come rasselliane, così come di Adorno, che esso stesso faceva parte della scuola di Francoforte. Le idee primarie di questa scuola materialistica di Francoforte,
e ironicamente anche le idee junghiane sull'inconscio collettivo, insomma, era rimasto abbastanza affascinato da come l'inconscio collettivo ario fosse, si fosse dimostrato praticamente più forte di quello ebraico, ma si fosse sottoposto all'idea del capo, insomma, del grande capo magico, ok, Hitler. Sostanzialmente sia le idee e gli studi sul materialismo della scuola di Francoforte, sia le idee junghiane, sia gli studi della psichiatria di guerra dell'Istituto Tavistock spinsero i Rockefeller a sponsorizzare l'istituto in modo tale che potesse radicarsi pesantemente in tutte le istituzioni inglesi degli Stati Uniti e alcune delle istituzioni più importanti in Europa. Sostanzialmente con l'aiuto delle maggiori e storiche famiglie aristocratiche e della neonata CIA, questo percorso fu portato a termine in non più di una decina d'anni. Dati questi presupposti, i soldi dei Rockefeller, i soldi dei Rothschild, che tra l'altro avevano finanziato entrambe le parti durante la guerra, i simpatici Rothschild, quindi sia i nazisti che i comunisti, fra virgolette, per tornare al discorso della premessa che io avevo fatto, dati tali presupposti della psicologia in cui il singolo può perdere ogni inibizione nel momento in cui fuso direttamente con la massa, l'idea del Tavistock era quello di creare un sistema collettivista e dittatoriale, ma dal volto democratico. Un sistema in cui la felicità appare a portata di mano, ma è sostanzialmente trascesa all'interno del consumo, del piacere, dell'edonismo, non della ricerca della creatività o della propria animicità. E l'obiettivo in termini di utilizzo dei media sarà esattamente quello e si svilupperà negli anni fino al periodo storico in cui stiamo vivendo noi, ok? Ora ragazzi, c'è un elenco esagerato degli istituti in cui il Tavistock è radicato o che sono diretta emanazione del Tavistock, che tra l'altro è un istituto teoricamente senza scopo di lucro e non governativo, ma che come dire, fa report mensile alle Nazioni Unite, ok? Cioè anche questo, chi ha orecchie per intendere intenda. C'è un elenco estremamente grosso, però per non spezzare il discorso adesso magari ve lo faccio a fine puntata, perché in questo caso sarebbe veramente un elenco incredibile di università, di istituti, di banche, eccetera, estremamente importante, che io mi sono segnato giù, ma che magari facciamo alla fine per evitare di spezzare il discorso. Allora, sostanzialmente ragazzi, dopo il finanziamento del nazismo, così come del socialismo internazionalista da parte della stessa fonte di denaro, i Rothschild, e degli interessi dei Rockefeller all'interno degli studi di psichiatria e di psicologia delle masse, la futura applicazione di questo sistema sembra essere praticamente a portata di mano, a patto di trasformarla in un collettivismo pseudo-pacifista basato sulla silloge denaro-consumo, e effettivamente questa cosa che io ho già ridefinito all'inizio più volte come allevamento in batteria, non crescita, non miglioramento, non crescita animica, ma allevamento in batteria degli esseri umani. Ovviamente il globalismo necessario per un sistema a crescita zero e progresso zero, ma con un gregge finalmente contento di servire al massimo e anche oltre le proprie possibilità, senza mai la sensazione di essere sfruttato, anzi di essere tenuto al sicuro da tutte quelle guerre che vengono organizzate qua e là e che portano ovviamente una marea di soldi sia alle strutture che creano le armi, sia alle strutture umanitarie, sia alle strutture che fanno le medicine, eccetera eccetera. Questo insomma è qualcosa di evidente, secondo me, addirittura tenuti al sicuro. I concetti della psichiatria attraverso la guerra e attraverso gli stati di shock serviranno a infantilizzare il popolo. Il futuro che noi andiamo ad affrontare da qui a 30 anni, considerando il fatto che adesso con i vari signori che nonostante tutto da alcuni vengono considerati buoni, tipo certi amici che vogliono impiantare o hanno impiantato dei chip nel cervello delle persone, quindi i capi della cibernetica futura, della cibernetica umana, nonostante tutto ciò il futuro secondo me dipende dal modo in cui noi vorremo difendere
come abbiamo detto, gli identitarismi degli stati nazionali, degli stati repubblicani, le identità personali e quindi la nostra spiritualità, oppure accettare appieno il materialismo collettivista che finirà addirittura, in funzione di quello che è più utile, a smettere di fornirci beni da consumare. Potrebbe decidere di togliersi, Klaus Schwab per esempio, potrebbe decidere di togliere. Questo è indifferente, perché nel momento in cui c'è un collettivismo basato su una serie di informazioni di cui abbiamo già parlato e che adesso continueremo a discutere, la risposta degli esseri umani sotto shock sarà comunque la stessa. Quindi il ricordo della nostra identità, delle identità nazionali, delle identità animiche, è fondamentale contro il collettivismo, indipendentemente dal colore con cui lo vogliono dipingere, ragazzi, o dal colore con cui dipingono le loro simpatiche cartoline che voi dovreste andare a votare. Ok? Dal 1945 il nostro John Ronald Rees, Shaping Psychiatry by War, aggiungerà praticamente una serie di gruppi di studio per creare il prototipo di questo nazismo democratico e creare quindi questo consiglio di saggi che servirà a collettivizzare il mondo e sottoporlo a un condizionamento mediatico che praticamente non ha precedenti. La meraviglia della risposta tedesca, del popolo tedesco, che aveva dimostrato davvero una vicinanza al concetto di inconscio collettivo magico, dell'idealismo magico che aveva tanto impressionato Jung, sembra essere praticamente una delle prospettive migliori per il popolo per trasformarlo in quello che sarà il mondo descritto da un signore che viene tanto elogiato come se ci avesse messo in guardia, ma che in realtà era un collaboratore attivo del Tavistock, così come lo erano Timothy Leary negli anni 70 per la sperimentazione dell'LSD e alcuni altri personaggi, lo era Aldous Huxley, le porte della percezione, il mondo nuovo. Quello che lui ha scritto nel mondo nuovo, un mondo effettivamente edonista, un mondo controllato dalle droghe, un mondo eventualmente controllato coercitivamente dalle droghe di Stato, un mondo della felicità e del benessere dato per ridurre gli esseri umani a un livello praticamente di imbecillità e di non evoluzione, quella, ragazzi, non è una volontà di metterci in guardia da tutto questo. Quello è probabilmente una speranza, un sistema che viene accolto all'interno del Tavistock, così come saranno gli elementi di sperimentazione dell'MK Ultra per la creazione, per esempio, di agenti terroristici ad hoc da parte della CIA, anche con la sperimentazione dell'LSD. La sperimentazione di massa dell'LSD durante quelli che vengono definiti gruppi di controcultura degli anni 60 e 70, ma che verranno spezzati nella loro capacità di reagire al sistema, prima con gli shock delle guerre vinte o perse, poi con la sperimentazione di massa dell'LSD, le droghe e poi la magica comparsa anche di alcune malattie che rispondono magicamente a quello che potrebbe essere l'omosessualità per il sistema oppure l'abuso delle droghe stesse. Il coinvolgimento della sinistra in questo senso è fondamentale, in quella che viene considerata la sinistra, quindi il coinvolgimento assoluto dei gruppi dei cosiddetti rivoltosi, che vengono cooptati, vengono utilizzati per creare delle falangi terroristiche che verranno utilizzati in vari punti del mondo, in qualsiasi situazione in cui sia necessario mantenere una situazione di terrore, ok? Continuativo. Da questo punto di vista, la sinistra utilizzata come elemento o caratterizzata da elemento di psicosi, già cara alle analisi di Ted Kaczynski, poi passato al secolo come una bomber, è un elemento chiaro di sviluppo della cosiddetta controcultura controllata dal sistema oligarchico. Kurt Lewin, che aveva scritto i primi testi relativi, morto nel 47, ma era riuscito a scrivere i primi testi all'interno della scuola di Francoforte, poi fuggito negli Stati Uniti, i primi testi relativi all'infantilizzazione delle masse, aveva inserito molto bene un piano, una struttura di lavoro, ecco, per ottenere quello che è il Tavistock ieri e oggi. Prima di tutto, punto numero uno, la strategia del terrore e dello shock, la manipolazione della struttura cognitiva.
i media che forniscono informazioni incoerenti, contraddittorie. Prima la soluzione al problema, poi la nascita di un altro problema. La psicosi da terrore, la continua insorgenza di terroristi, di guerre, che però vengono controllate, da cui il cittadino viene salvato da questo stato redentore, in qualche maniera, questo stato salvatore, per ottenere uno spaesamento continuo che ti metta nella condizione di non sapere più quali obiettivi tu voglia avere, e quindi finire per accettare semplicemente un sistema di benessere imposto, di edonismo, di sessualità sfrenata, le droghe, eccetera. Vedete qualche corrispondenza col mondo di oggi? Io ne vedo tante. Nel punto numero 2, ribaltamento tra relazione di causa effetto, ragazzi, ribaltamento tra relazione di causa effetto è meraviglioso, perché attraverso il bombardamento della TV si può ottenere, per esempio, l'idea che tu possa vedere una relazione differente fra quelle che sono le insorgenze delle malattie, delle sue cure, del motivo per cui ti vengono offerte le cure, del motivo per cui vieni obbligato ad accettare le cure, per cui ti fanno addirittura firmare. Voi vedete qualcosa di relativo ai tempi di oggi? Beh, io ci vedo estremamente tanto. Ecco, il ribaltamento della relazione fra causa e effetto e l'incapacità di capire quale sia la causa e quale l'effetto è qualcosa di fondamentale per i teledipendenti in maniera evidente, e lo abbiamo ben visto, ok? La televisione, ragazzi, qua faccio un excursus sulla televisione piccolino, perché non voglio in realtà andarci troppo dentro, però praticamente distrugge la funzionalità del pensiero critico, sito principalmente all'interno dell'emisfero sinistro del cervello, e potenzia fortemente la parte illusoria e onirica della porzione destra del cervello. Questo in maniera efficace, evidente, ricercabile. E oltretutto si rivolge principalmente con flash e con la gestione delle immagini velocizzata e di messaggi da shock positivo, negativo, shock di paura, shock di attenzione. Si rivolge praticamente al funzionamento dell'amigdala, che è la parte relativa alle reazioni principali emotive, e principalmente quelle relative alla paura, alla fuga, all'accettazione. Praticamente ci riduce a una bestia della savana, così come la principale utilizzo, principale cioè il punto a cui si rivolge la televisione nel nostro cervello dagli studi neurologici è in generale il sistema limbico, che è quello che riguarda ancora una volta le preporzioni delle emozioni, ma anche in particolare il sistema di gratificazione e della soddisfazione, andando a riguardare tutto quello che è la dopamina, l'endorfina, eccetera. Praticamente la televisione è in grado di comunicarti una serie di eccezionalità, di shock, positivo, negativo, di paura. È in grado di tenerti fisso sulle informazioni semplici che tu devi assimilare e reagire eventualmente come un cavallo in grado di scappare o di rimanere, se esiste o non esiste un predatore, ma nulla di più. E questo dal punto di vista neurologico. Dal punto di vista informativo, dal punto di vista informativo c'è una spezzettazione delle informazioni, e c'è una gestione semplicistica di quella che è la storia. Vedete ancora che ritorna la storia identitaristica degli stati, delle motivazioni delle guerre, delle motivazioni degli scontri, eccetera, che è strutturata in maniera tale da unirsi a quello che è il risultato neurologico della televisione, e creare fondamentalmente delle bestie da ingrasso che devono scegliere se comprare, non comprare, cosa temere, cosa odiare, cosa amare, anche se è un termine largo, e da cosa scappare. Ok? Queste sono le cose fondamentali. La riduzione all'infantilismo, punto numero 3 della teoria di Kurt Lewin, grazie alla spettacolarizzazione di eventi privati o pubblici che vanno a sostituirsi agli eventi e al tentativo di riconoscere la realtà attorno a noi, stimolando solamente l'emotività infantile. Vi ricorda qualcosa questo? Attenzione, che io lo dico in maniera bipartisan, ammesso che esista un partisan, nel senso che l'elemento Cecchettin, ragazzi, di che cosa fa parte? Ma anche l'elemento Salis, ragazzi, indipendentemente dal fatto che si consideri o no, che secondo me una persona non può andare a bastonare in testa delle altre persone
in quella maniera puoi credere di essere scarcerato o addirittura entrare in un partito politico. Ma non voglio allargarmi troppo su quelle che potrebbero essere le mie motivazioni o di visione della realtà. Rimane il fatto che sono tutti sistemi che vengono utilizzati per dividerci e infantilizzarci. Ok, questo o quello, indipendentemente da tutto. Certo, la D'Urso lo è un po' di più, ok? Rispetto a delle considerazioni relative al sistema politico, se vogliamo chiamarlo così. Punto numero 4, il controllo della comunità locale, la frammentazione della comunità. Importante, forzare gli identitarismi, metterli in competizione l'uno con l'altro e fare la guerra praticamente dei poveri con i ricchi, dei poveri con i meno ricchi, dei neri con i bianchi, dei bianchi con i neri, degli etero contro i mezzi etero, contro l'LGBT++, contro l'LGBT-, contro, insomma, ci siamo capiti, ok? Guerre su guerre su guerre apparentemente identitarie all'interno del sistema che nel frattempo si sta facendo delle grasse risate e ci piglia per il culo continuativamente. E così anche le battaglie proposte ai giovani, come diceva sempre nella sua identificazione degli obiettivi sostitutivi demagogici, quindi con quelle battaglie di rivoluzione finta, come diceva Ted Kaczynski nelle sue analisi, fornite ai giovani come una motivazione per essere al mondo e pensare di avere qualcosa in cui partecipare, ma nella realtà dei fatti tu non hai nessun legame con i gruppi che difendi e non hai nessun legame con i gruppi di sviluppo che difendi. E quindi il risultato è questo. Parte finale, il lavaggio del cervello nel campo del lavoro, la teoria già nazista, perfezionata da Kurt Lewin, dei piccoli gruppi privi di leader, dei gruppi di lavoratori che lavorano spinti dalla necessità di guadagnare di più, di coprire le assenze degli altri, eccetera, senza praticamente il posizionamento di un vero e proprio leader, si spingono l'uno con l'altro automaticamente come cavalli drogati a correre, 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 correre fino alla morte. Per produrre di più. E questo è un sistema che funziona dagli anni 70 e che viene teorizzato all'interno delle università che hanno un dipartimento per la struttura del lavoro. La teoria dello shock, che è il punto numero uno che abbiamo detto, figlia del progetto CIA, tra l'altro denominato Bluebird, che era un progetto che prende le mosse da un romanzo scritto nel 1909 da Maurice Maeterlinck, scrittore belga che ha vinto anche il premio Nobel per letteratura, e riguarda la ricerca della felicità di due bambini, due fratelli che fanno un viaggio in questi mondi di sogno, per la ricerca della felicità. Ecco, il progetto Bluebird della CIA, legato all'MK Ultra, quindi alla creazione anche di finti o utili terroristi o assassini per il sistema con la manipolazione mentale, in termini elettrici e in termini sotto dell'utilizzo di droghe per la manipolazione dell'assenza di sonno, dell'eccessiva presenza del sonno, eccetera, e l'instabilità globale portata da questi eventi di shock sistemici sono che sono poi guerre perse vinte, assassini rituali, sono fondamentali per la manipolazione delle persone in termini globali. La teoria dello shock è quella forse più larga fra tutti gli argomenti perché noi ci siamo dentro ancora oggi e lo shock viene identificato come un singolo evento di cronaca sponsorizzato in maniera eccezionale, così come la paura di un raffreddore contro cui ti devi fare magari 5 spruzzi spero di no. Per chiunque, possono arrivare ad avere, per esempio, il luogo di assassini rituali estremamente importanti. Io cito, per esempio, l'incredibile frustrazione e prostrazione mentale che è stata ottenuta dal popolo americano con l'uccisione rituale di JFK. Lasciamo perdere che l'uccisione di JFK ha dei contenuti di rituale massonico estremamente importanti che, ripeto, ragazzi, non tratterò stasera, se no faccio una puntata di 4 ore. Cercherò di approfondirli magari dettagliatamente, così come gli elenchi di personaggi, di istituti legati al Tavistock in un'altra puntata, e di approfondirli. Però gli assassini rituali di JFK, così come quello di John Lennon, che aveva esposto più volte, insomma, la sua consapevolezza di ciò che stava facendo l'istituto Tavistock, ecco, serve sicuramente per andare a spaesare in quel caso l'istituto Tavistock è riuscito a spaesare
un paese intero, grazie all'uccisione di JFK. Il re è morto, il re è stato ucciso da qualcuno e non si trova chi l'ha ucciso. Chi è che sta controllando effettivamente l'uccisione della persona cardine del paese Stati Uniti, della persona anche legata alle guerre in quel momento? Chi è che sta controllando la guerra? La perderemo, la vinceremo in funzione di cosa? Questo spaesamento degli americani è stato poi seguito dalle sperimentazioni della cosiddetta Summer of Love dell'LSD e tutto ciò che verrà dopo in termini di violenza, di possibile contestazione e poi di decadenza all'interno del periodo delle droghe pesanti e della distruzione della rivolta. Ragazzi, queste sono cose che secondo me sono estremamente conseguenziali l'una con l'altra, appaiono in maniera conseguenziale. Tra l'altro considerate che la RCA e la Universal sono due... fra le altre sono delle compagnie che riguardano la produzione di dischi, di film, eccetera, ma sono anche le due che hanno sponsorizzato principalmente la creazione di Woodstock, ma guarda caso sono anche le principali fornitrici di materiale tecnologico, o meglio di materiale di fine ingegneria elettronica per la creazione di materiale bellico. Ok, Woodstock, materiale bellico, LSD, CIA, Tavistock. Ok, allora tutto questo schema che abbiamo detto finora ha l'obiettivo di trasferire, come abbiamo detto all'inizio, quanto più possibile l'identità, l'identitarismo del singolo all'interno dell'identitarismo del gruppo. Quindi ottenere quella che sempre lo stesso Ted Kaczynski chiamerà la sovrasocializzazione, la necessità di allinearsi con le necessità del sistema collettivista, e farà, come dire, userà il senso di colpa per chiunque non si allinei come un piede di porco, ok? Per ottenere aggressione addirittura del gruppo esterno a chi non si allinea. Anche questo vi ricorda qualcosa degli ultimi anni? Non so, a me qualcosina ricorda. La sovrasocializzazione è uno degli elementi principali del controllo collettivista, ok? E quanto più si è piccoli e legati alla visione della televisione o delle informazioni che vengono solamente da quel mezzo di comunicazione, tanto più ci sentirà sovrasocializzati e tanto più si soffrirà, e qui interviene il concetto di mondo nuovo di Huxley, si soffrirà se si sente anche la benché minima volontà di starne fuori, ok? Il tipo di controllo e di manipolazione è totale. Allora, ragazzi, arrivati a ben più, credo, della metà della puntata, che cos'è tutto ciò se non una cazzo di dittatura nazi-comunista adattata al sistema denaro-consumo? A un collettivismo, voglio dire, della mediaticità, del denaro consumo, delle informazioni infantilizzanti, della guerra, della creazione delle malattie per poi venderti le medicine. Boh, a me sembra esattamente uguale, no? Molto molto simile, e sembra che la gente non faccia a tempo a mettersi a 90, ok, per potersi prestare a tutto ciò, ed è anche contenta proprio perché i gruppi sovrasocializzati tendono non solo ad accettare ma anche a aggredire il diverso immediatamente. Uno dei vantaggi della trasformazione dell'istituto Tavistock nell'istituto delle relazioni umane, e a me fa ridere questa cosa, però vabbè, ufficialmente non governativo abbiamo detto, ma che riferisce alle Nazioni Unite, è quello che sostanzialmente vengono infiltrate tutte le istituzioni, e per quanto riguarda per esempio i gruppi di lavoro abbiamo l'infiltrazione, anzi la creazione di quello che viene chiamato il Labor Institute negli Stati Uniti da parte della Rockefeller, che andrà praticamente direttamente a creare per tutte le principali aziende americane un filo diretto, una sorta di scheletro informativo relativo ai comportamenti sul luogo di lavoro, la motivazione dei gruppi, la produttività dal punto di vista psicologico, ok? La teoria dei gruppi senza leader, che viene dal nazismo, impiegata largamente nelle banche, così come in qualsiasi tipo di azienda, così come nelle aziende di quei fettentoni come Guglielmo Porte, ok?
Gates, Guglielmo Porte, traduciamo così sente solo Gates, l'intelligenza artificiale che ci fa insomma, il nostro algoritmo di YouTube. Praticamente, ricapitolando ragazzi, lo specchietto di funzionamento della manipolazione mentale globale della Tavistock, teoria dello shock, come abbiamo detto, le turbulenze sociali, ridurre la gente prima all'apatia a causa della continua psicosi, della paura che gli viene indotta e poi l'infantilismo totale da curare con il controllo generazionale, con il controllo e probabilmente anche la distruzione di una serie di generazioni, così come la possibilità di renderle sterili. E qui calo un velo pietoso perché mi sembra che sia abbastanza evidente ciò di cui sto parlando. Poi ripetiamo, abbiamo la teoria della segmentazione sociale, quindi la divisione in gruppi, i processi demagogici di ogni identitarismo che sembra avere una funzione a sé stante rispetto all'identità nazionale, rispetto all'identità dello Stato, e combatte una guerra singola con delle finte rivoluzioni all'interno del sistema stesso, con questo egualitarismo forzato per cui tutto va bene, tutto è bello, sempre bello, tutto quello che ti viene proposto, tutto deve essere rispettato, non puoi più dire mezza parola contro questa o quell'altra minoranza, perché quelle minoranze vengono considerate sostanzialmente come delle strutture di finta rivoluzione per i giovani e vengono presentate in tal senso, ok? E i giovani sono occupati, soprattutto i giovani, ma non solo i giovani in realtà. La distruzione della responsabilità personale, la sostituzione quindi con l'inconscio collettivo del tipo stato religioso, lo stato fra virgolette dell'idealismo magico nazista, ok? Un egualitarismo mistico, massificato. E il collante sociale di tutto ciò, per chiudere lo specchietto, ovviamente la TV, la simbologia, gli obiettivi appunto demagogici sociali, green, LGBT, tutte queste robe qua che vengono utilizzate, non che ci sia niente di sbagliato in questo e quell'altro, il problema è l'utilizzo di questa o quest'altra motivazione per andare a smuovere una certa fetta di popolazione in competizione con l'altra fetta di popolazione, in competizione con l'altra fetta di popolazione, e tutti incredibilmente infantilizzati dalle cretinerie che vengono fornite dalla televisione. Per di più, eventualmente, la medicina obbligatoria, l'edonismo, il sesso, le droghe, la finta partecipazione politica, perché ditemi se esiste una vera partecipazione politica, dopo tutto quello che sto dicendo, oppure quello che vedete effettivamente. Nella TV, che è il punto fondamentale, il collante sociale globale, oltre ovviamente a Rockefeller e Rothschild che danno i soldi per le guerre, per finanziare questo o quest'altro istituto, beh, ovviamente la compressione dei servizi e delle informazioni, così come la riduzione del linguaggio a 850 parole per un linguaggio base inglese, circa 2000 parole per un linguaggio italiano, in modo tale da ridurre tutta la possibile creatività del linguaggio umano, è un altro degli elementi, insomma, che permette un abbassamento del senso critico generazione dopo generazione. Ci si attenderebbe un'evoluzione generazionale. Per la prima volta nelle ultime due generazioni non c'è un'evoluzione generazionale in termini di senso critico e di comunicazione, anzi, e sono state coinvolte anche, paradossalmente allargando il cerchio, almeno un'altra generazione e mezza all'interno, fra virgolette, della malattia indotta attraverso questa guerra globale. Ragazzi, qual è la conclusione di questa serata, a cui poi ne seguiranno altre? Questo collettivismo globale, l'Istituto Tavistock, tutti gli istituti che adesso vi metterò in elenco, magari un piccolo elenco ve lo faccio per chiudere la puntata, il governo dovrà finalmente ripresentarsi come redentore, ok, di una coscienza e di una spiritualità per la prima volta in involuzione, cazzo! Dopo decenni, ok? E senza una guerra, e come pastore, oltretutto, redentore, pastore, di un popolo in cui l'azione creativa, quindi la creatività, il senso comune, la capacità di analizzare le informazioni è stata azzerata grazie ai sistemi precedenti, è stata buttata, impicchiata di nuovo senza una guerra. Questa è la magia. Nel mondo occidentale e anche nel mondo orientale parzialmente, ma comunque collettivista,
che oramai sta distruggendo le identità nazionali, sta distruggendo le identità personali a favore di un egualitarismo forzato ridicolo e di questo tipo di sistemi demagogici del pensiero, siamo arrivati praticamente a non avere più bisogno di una guerra per far abbassare le pretese e la crescita di una nazione e di un popolo. Ok? Questo è il Tavistock in azione e non abbiamo ancora incominciato a parlare della fase cibernetica, oramai pienamente in atto, e di tutto ciò che ancora manca, ragazzi. E andremo a discuterne poi. Io volevo, per chiudere, farvi un elenco di che cos'è il Tavistock, ma non è un elenco comprensivo, però. Allora, ragazzi, il Tavistock è... nei libri di Estulin viene descritto in maniera specifica perché vi facilita la ricerca delle singole persone, poi devo chiamare lui. Però in realtà queste cose sono ritrovabili in rete, ok? Per quanto concerne le singole personalità, ok? Che sono a capo di questa o quest'altra istituzione. Però per parlare di istituzioni e per dire le prime, in realtà, Tavistock è la stessa cosa, praticamente utilizziamo un termine mafioso, Tavistock è la stessa cosa con l'evoluzione psicologica della scuola di Francoforte, i Rockefeller, i Rothschild, JP Morgan, il gruppo Bilderberg, il Ford Institute, tutti gli ordini principali templari e massonici, il socialismo internazionalista ancora esistente, il sionismo internazionale, la Stanford Research Center della Stanford University, la Rand Corporation, il MIT, Centro di Scienze Comportamentali di Palo Alto, l'Istituto di Ricerca Sociale del Michigan, la Wharton School of Business, il lavoro, la Harvard Business School, il lavoro, la London School of Economics, il lavoro e la psicologia del lavoro, la National Training Laboratories, l'Hudson Institute, l'Istituto Nazionale di Salute Mentale italiano e americano, l'Istituto Nazionale per l'Abuso di Droghe, l'Ufficio delle Ricerche Navali, la Fondazione di Alternative di Sviluppo Equo e Solidale di Ginevra, e questo vabbè a me fa veramente ridere, la coordinazione della CIA, il CFR, il Centro delle Relazioni Estere, è il principale think tank, gruppo di pensiero americano, affiliato a Rockefeller, Rothschild e CIA, praticamente ha i suoi uomini dappertutto, in vetta a tutte queste, a tutti questi istituti, ma soprattutto dove? Nelle principali reti e sottoreti televisive e di marketing multimediale, nonché di alimentazione e ricerca sanitaria. Tutte le reti di multimediali, NBC, ABC, CBS, Fox News e anche PBS, che viene raccontato come un organo di comunicazione libera, ma in realtà il redattore e il costruttore del palinsesto della PBS in America fa parte del CFR, cioè del Centro per le Relazioni Estere, quindi siamo sempre da capo. Dell'RCA vi ho già detto prima, tra l'altro sponsor di Woodstock insieme alla Universal, la Walt Disney Company, ragazzi, ovviamente, la Paramount Videos, la Pepsi Cola, Burger King, McDonald's, ok? Tutto questo perché deve essere, noi dobbiamo essere allevati in batteria considerando tutti gli aspetti della nostra possibile involuzione, ok? Questa serata, ragazzi, ovviamente mi ha insomma, mi sono lanciato perché così è, perché Teo non può essere paraculo e queste cose vanno dette, ed era troppo tempo che non ne parlavo e in altri ambiti mi era anche stata data poca possibilità. Adesso sono completamente a casa mia, spero che volti nuovi e molti amici nuovi si presentino ad ascoltarmi e che in qualche maniera vogliono discutere con me di queste cose e anche nelle prossime puntate. Ma ovviamente non ci dimentichiamo il fatto che devo fare una piccola... Proviamo a chiamare, grazie al Crack Apart Phone, andiamo a chiamare l'amico zio Lu, che sta giù, proprio giù, dove c'è sia il fuoco che il ghiaccio e dove avvengono magari tanti degli accordi
che riguardano, ecco, quello di cui abbiamo parlato stasera. Adesso andiamo a togliere, come al solito, uno degli auricolari e proviamo a vedere che cosa ci dice. Togliamo anche la musica di sottofondo che ci disturba e vediamo un po' che cosa ci dice lo zio Lu alla telefonata. Vediamo se risponde e vediamo effettivamente che cosa avrà da dirci. Il numero ovviamente è sempre quello, ragazzi. Immaginate un po', sono tre cifre per chiamare lo zio Lu. Ehi là, Lu, hai risposto subito. Ah, va bene. Ti metto in viva voce, vai. Ti metto in viva voce. È incazzato stasera. Vediamo. Sei in viva voce, Lu, vai pure. Sì, buonasera Teo, buonasera a tutti quanti, ma non è una bella sera, eh? Stai esagerando un po' troppo, secondo me ci stai dando un po' troppo dentro, decisamente. Sto esagerando perché sto esagerando, Lu, esattamente, perché non ti piacciono questi argomenti. Non è che si possa parlare sempre solo di sangue o di rituali, a parte che stiamo parlando anche di rituali, anche se li tratterò meglio in altra puntata, insomma. Ma lo sai quanto beneplacito io ti dessi nel parlare di tutte, insomma, le indegnità e di tutte quelle Vabbè. meravigliose operazioni criminali di molti personaggi, però insomma non ti sei controllato, sei tornato a parlare di persone che fanno cose molto più infide, molto più gravi, solo che lo sai benissimo, lavorano quasi tutti per me, anche se la maggior parte di loro non se ne rende conto. Vabbè, ma Lu, il punto è questo, sono argomenti decisamente troppo importanti per essere lasciati indietro, voglio dire, cioè qua bisogna fare, insomma, poi dico tutti i giorni come slogan fedeli all'informazione, all'intrattenimento e politically correct, ovvero paraculi, mai, come farei a non parlare di queste cose? Era il caso di rincominciare, insomma. Ma niente, dividiamoci un po' il pubblico, ecco, anche perché tu mi sei sempre stato simpatico dalla prima volta, Grazie. ma ho la sensazione che in realtà tu non vuoi venire a trovarmi qua sotto, e per cui la Vedremo. nostra è una comunicazione, come dire, surreale, artistica, ma tu lo sai Esatto. che tra l'altro JP Morgan ha cercato di comprare un appartamento qua giù da me, intendo proprio il fondo, eccetera, cioè Immagino. stanno cercando di fare speculazione edilizia anche qui, cioè non c'è più rispetto, veramente. Questa è la motivazione, la rappresentazione del fatto che io faccio bene a parlare di queste cose, Lu, perché effettivamente vedi che faccio bene perché vengono a rompere i coglioni anche a te. Vabbè, Lu, io continuo, non me ne frega un cazzo, quindi cioè, sono contento se tu vuoi continuare, insomma, a farti sentire, ecco, e anche gli amici, immagino, ecco. Va bene, dai, io vi saluto perché devo andare a fare una partita a scacchi con Andreotti. Dobbiamo, insomma, ci siamo giocati una bottiglia di quello buono. Saluto tutti i nuovi amici della Botteguccia e ovviamente estendo una maledizione a tutti quanti e devo stare ad ascoltarti, ragazzi, state ad ascoltarlo perché effettivamente vi sta svelando delle cose che neppure io vorrei che fossero svelate. Maledetto tu e tutti quanti. Una Grazie, buona Lu. notte dallo zio Lu. Buonanotte, Lu, grazie mille. Beh, svelando, insomma, dai ragazzi, Lu è sempre esagerato, però svelando, queste sono cose che leggendo, studiando, ricercando, insomma, si trovano e che bisogna assolutamente familiarizzare, così come prendere le distanze da quell'idea, insomma, che sia
tutto diverso, ecco, che queste forme di potere, questi globi di potere mondiali siano effettivamente differenti, perché altrimenti non ne usciamo più se non incominciamo a familiarizzare col fatto che, per esempio, un qualcuno che governa in Russia ha la stessa affiliazione massonica di qualcuno che governa in Inghilterra. E io lancio solamente questa e poi dopo rimando alla prossima puntata, perché il punto è sempre quello. Ragazzi, se vi è piaciuta la puntata, mettete un like e unitevi al canale. Seguiremo con sicuramente un'altra puntata per approfondire la cibernetica, le svolte, diciamo, moderne del futuro tecnologico e quello che è anche tutta una serie di dettagli proprio delle persone che partecipano a questo o quell'altro istituto. Io spero di essere stato stasera. Sono stato evidentemente molto sia polemico ma anche molto tecnico in certi aspetti, ma era necessario perché è mio interesse veramente trattare questo argomento nella maniera più approfondita possibile per fare in modo di arrivare a più coscienza possibile, perché noi possiamo risvegliarci domani come tutti i giorni, come un essere vivente, creativo, libero, pieno di anima e appartenente anche a degli identitarismi che non ci devono strappare decisamente, quindi non come polli in batteria, come quelli che alleviamo noi per mangiarceli, anche decisamente troppo. Io dalla botteguccia dei sigilli vi saluto questa sera, Tavistock e Rockefeller, e vedremo come seguirà e ci vediamo anche per tutte le altre cose che posto giorno per giorno. Saluto tutti e ci vediamo per una puntata speciale, probabilmente da un amico che conoscete, dall'amico Adrian, settimana prossima. Adesso vediamo un po' come sono organizzate le cose. Io vi saluto e vi auguro una buona notte. Buonanotte dal Teo Crack Apart alla botteguccia dei sigilli. Ciao ciao.